perché ne ha questo ruolo. Sempre in questa zona c'è un interessantissimo reperto, ancora ben conservato, che una volta si chiamava Mulino Ventaglia Destra. Il motivo per questo nome è che poco a monte, quindi abbiamo visto prima la chiusa, c'era il mulino e quindi gli è dato un altro nome che è Mulino Ventaglia Destra. Il Mulino Ventaglia Destra ha ancora, come potete vedere, un ingresso, un portale attorno con questo è il pone con la rissa, c'è un po' di carra rece. Sopra c'è una torretta quadrata e la facciata c'è questo pannello che ricorda che questo edificio ricade nel lontano andamento del reparto porta romana dei corpi sacri. Scusi, forse è meglio che parla senza microfono. Si sentono i popcorn. Si sente sopra, ha chiamato il all'epoca in cui questo edificio faceva parte del comune dei Corpi Sacri. Più che cartello possiamo dire che è una targa dove è vergato la vernice. Di targhe con la vernice sulla via di Pamonti ne troveremo altre due. Una sulla casa della Casa del Delfino, dove c'è scritto che è vietato gettare le immondizie nei fossi laterali della strada, e poi vedremo anche perché. E l'altra invece che è una scritta dell'epoca fascista che dice è solo l'azione che dà la tempra alle anime. Quindi questa è un po' la via dei manifesti in un certo senso. Poi ci sono anche altri più moderni di trascorso.